nostra epoca veramente la crisi che stiamo vivendo è epocale. La Madonna del Buon Successo profetò quattro realtà, incoraggiò le sorti della comunità di suore che Madre Mariana Torres Barrio Ochoa guidava, aveva come gli spagnoli, no? Due cognomi, Torres Barrio Ochoa, garantendo la sua materna protezione sul monastero, predisse il destino della nazione ecuadoregna, della cristianità occidentale e di tutta la Chiesa. Straordinario fu il suo predire la massoneria, è veramente la massoneria, che è un mistero, vedete come è nata e come si è sviluppata, essendo osteggiata all'inizio dalle autorità, no? E come ha preso tanto potere può essere spiegato solo con un intervento diretto del principe di questo mondo per permissione divina. Dicevo, straordinario fu il suo predire la massoneria più di un secolo prima della sua nascita. Formalmente la massoneria nasce il 24 giugno 1717, cioè due secoli prima delle apparizioni di Fatima, due secoli dopo della riforma di Lutero. Per quanto riguarda l'Ecuador, la Beatissima Vergine preannunciò nel 1599, con due secoli e mezzo di anticipo, la consacrazione pubblica della nazione al Sacro Cuore di Gesù. Nel secolo XIX, disse la Beata Vergine, verrà un presidente veramente cristiano, si chiamava Gabriel García Moreno, il quale fu ucciso dinanzi alla cattedrale di Quito da un sicario assoldato dalla massoneria. Vedete la massoneria? Quando è maggioranza fa la democrazia, quando è minoranza usa la violenza, certo la violenza dappertutto. E gran parte del male del mondo e anche del male all'interno della Chiesa è dovuto alla massoneria, noi lo dobbiamo dire senza timore. Dirà la Madonna ancora, sarà un uomo di carattere al quale il Signore concederà la palma del martirio sulla piazza antistante a questo convento. Egli consacrerà la Repubblica al cuore divino del mio figlio amatissimo. E questa consacrazione sosterrà la religione cattolica negli anni successivi che saranno funesti per la Chiesa, mamma mia. E noi immaginiamo che sta passando la Chiesa nel Latino America da queste sciagure in parte risparmiate l'Ecuador a motivo di questa consacrazione al Sacro Cuore. Il 21 gennaio 1610 la Madonna predisse che sarebbe dilagata la corruzione morale, quando un po' parlava dei nostri giorni, perché Satana regnerà quasi completamente attraverso le sette massoniche. Queste si concentreranno principalmente sull'educazione dei bambini per mantenere questa corruzione generale. Guai ai bambini di quell'epoca. Quanto al sacramento del matrimonio, mamma mia, vedete che corrispondenza con Medjugorje. Quanto al sacramento del matrimonio, diceva la Madonna, tre secoli fa sarà attaccato e profanato. La massoneria, con il suo potere, farà approvare delle leggi al fine di eliminare questo sacramento, facilitando la vita peccaminosa, la convivenza e incoraggiando le unioni illegittime e la procreazione di figli illegittimi nati senza la benedizione del sacramento e senza la benedizione della Chiesa. E vedete che sta avvenendo al giorno d'oggi, mamma mia. Lo spirito cattolico, aggiungeva la Vergine, diminuirà rapidamente e paurosamente. La luce della fede si spegnerà progressivamente fin quasi a scomparire, fino a quando si giungerà ad un appresso che totale scomparsa di buoni credenti. Ancora, dice la Madonna, il 2 febbraio 1610, nella quinta apparizione, affermò che
la Chiesa sarà attaccata da terribili orde di senza Dio e dilagheranno la corruzione morale e l'educazione laica. La notte del 2 febbraio 1634, mentre la badessa pregava nel coro della cappella, si spense la lampada del Santissimo Sacramento e il luogo sacro fu tutto al buio. La badessa stava per andare a riaccenderla, ma si sentì come bloccata da una forza sconosciuta, diabolica. Improvvisamente apparve la Madonna, vincendo le tenebre col suo splendore, la sua gloria, illuminando la cappella come se fosse stato pieno giorno. La Madre Santissima di Quito parlò di nuovo, lo spegnersi della lampada che arde davanti all'amore prigioniero ha molti significati, si diffonderanno eresie e sotto il loro potere la luce della fede si spegnerà nelle anime per opera della quasi totale corruzione dei costumi. Lo diceva 4 secoli prima. In quel tempo, che sarebbe il nostro, ci saranno grandi calamità fisiche e morali, pubbliche e private. Quelle poche anime che rimarranno fedeli alla grazia soffriranno un martirio tanto crudele in quanto prolungato. Molte di queste anime scenderanno nella tomba per la violenza delle loro sofferenze morali e verranno considerate davanti a Dio come dei martiri sacrificatisi per la Chiesa. Altro significato dello spegnimento della lampada è dovuto allo spirito avvelenato di impurità, impudicizia, che in quel tempo dominerà percorrendo le strade, le piazze e i luoghi pubblici come un mare di sangue sporco e immondo e godendo di una libertà, di una sacciataggine sorprendente che quasi non resteranno più nel mondo anime vergini. Mamma mia! Ed è vero, tra i giovani non ce ne sono già più. Il quarto significato è il riconoscimento del potere delle sette, che abilmente si introdurrà nelle famiglie, estinguendo persino l'innocenza nel cuore dei piccoli, soffocando in tal modo anche le vocazioni sacerdotali. Disgraziatamente la Chiesa passerà allora attraverso una notte oscura, dice la Madonna, in cui mancherà un prelato e un padre che vedi con amore, con dolcezza e forza, perspicacia e prudenza. Molte anime si perderanno mettendo in pericolo la loro salvezza eterna. Il quinto motivo dello spegnimento della lampada sta nella insensibilità e nel disinteresse di quella gente che, pur possedendo abbondanti ricchezze, resterà indifferente alle persecuzioni, ai maltrattamenti, all'oppressione che si farà verso i cattolici, alla persecuzione della virtù e al trionfo dei malvagi, trascurando di impiegare santamente le loro ricchezze per ottenere la distruzione del male e la restaurazione della fede. La malvagità, dice ancora la Madonna, sarà trionfante, ma proprio allora, dice la Madre di Cristo, la vincitrice di tutte le battaglie di Dio, sono io qui che parlo, proprio allora scoccherà la mia ora, l'ora in cui io in maniera meravigliosa detronizzerò il superbo e maledetto Satana. Voglio ripetere, nell'ora della massima oscurità, dice la Madonna, scoccherà in maniera meravigliosa la mia ora, in cui detronizzerò il superbo e maledetto Satana, ponendolo sotto il mio piede innocente e incatenandolo nell'abisso infernale, liberando infine la Chiesa e la Patria dalla sua crudele tirannia. La Madonna imputa il decadimento e la tiepidezza di quei tempi anche alla corruzione e alla timidezza delle anime consacrate, ai religiosi e alle religiose. La Madonna parlò anche di un piccolo gregge che resisterà di fronte all'apostasia generale. Nel 1911 l'arcidiocesi della capitale ecuadoregna chiese all'autorità di Roma, del Papa,
di poter incoronare la statua della Madonna del Buon Successo, ma questa incoronazione avvenne solo il 2 febbraio 1991. Nello stesso anno la cappella del convento dell'Immacolata è stata dichiarata santuario mariano. Ricordare le profezie della Madonna del Buon Successo, legate inevitabilmente alle profezie della Salette, di Fatima, della beata Elena Aiello, di Anna Caterina Emmerich, di Teresa Neumann e chi più ne ha più ne metta, tutte convergono sul fatto che questo tempo di apostasia, di perdita della fede ci sarà e sarà tremendo. Secondo me siamo già nel mezzo, ma poi ci sarà il trionfo della regina invincibile, della Madonna del Buon Successo. E dunque queste profezie non sono soltanto motivo per considerare le importanti denunce celesti delle depravazioni, delle corruzioni, delle profanazioni che si attuano nei giorni che stiamo vivendo, ma anche ragione di conforto e di sprone. Ogni apparizione, ogni profezia è sicuramente un monito, ma è anche un germe di speranza, perché ci fa capire comunque che il mondo è saldamente nelle mani di Dio e che la misericordia di Dio è un argine impenetrabile alla peggiore delle cattiverie umane e alla depravazione del demonio. Come il Signore, quando creò il mondo, mise un limite alle acque per il mare e disse: questo limite non dovrete passarlo. Così il limite al fango, alle acque molte, torbide del peccato e dell'iniquità, è la misericordia di Dio che si manifesta tramite Maria. E quindi giunge dal nuovo mondo, giunge dal nuovo mondo all'Italia, dall'Ecuador, da Quito, con questo riportare le parole delle apparizioni della Madonna del Buon Successo, giunge al bel paese, all'Italia, giunge questo messaggio di speranza, che alla fine l'amore purissimo, cioè il cuore immacolato, l'amore vero di Maria, non tanto, non solo vincerà, ma trionferà, cioè vincerà in modo schiacciante. E questo vuol dire che l'amore vincerà a scapito dell'odio, che la pace vincerà a scapito della guerra, che la santità vincerà, che la grazia vincerà a scapito del peccato, che la Chiesa vincerà, la Chiesa vera, a scapito di tutte le potenze che la combattono, che la Chiesa vincerà a scapito della massoneria e che anche i massoni, se così piacerà a Dio, si salveranno a motivo del sangue di Cristo, a motivo della loro abiura, del loro relativismo satanico. Concludiamo con una salve regina, riconoscendo la signoria e la regalità di Maria, che è la via dell'affermazione della signoria, della regalità di Cristo. Salve regina, madre di misericordia. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so, perché
tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedi.